Sono estremamente soddisfatta ma soprattutto commossa. I ragazzi ogni giorno mi regalano grandi emozioni perché vivendo la scuola 24 ore al giorno come tutti i miei colleghi d'Italia, ci tengo a dirlo perché spesso il ruolo del dirigente scolastico viene sempre messo un po' all'angolo, ma siamo sempre in prima linea, mi emoziono tutti i giorni appunto nel confronto con loro. Ma vedere a Tarquinia così tante delegazioni, tante scuole dal Trentino alla Sicilia non può che rendere onore non solo a Cardarelli ma alla mia bellissima città che, come vedete da questa bellissima sala, merita l'attenzione nazionale e internazionale. E poi anche un secondo posto, non ci sta mai male. Esattamente, Eleonora è un orgoglio per la nostra scuola, è una studentessa brillante che si è fatta valere anche all'estero. L'anno scorso ha passato un intero anno di studi in America e abbiamo ricevuto i complimenti dalla scuola americana che l'ha accolta. Allora, eccolo qui il podio di questo certamen, intanto i vostri nomi. Marco De Luca. Maria Zanella. Eleonora Rinaldi. Ecco, ci dite da che istituti provenite? Io dall'IS Guglielmotti di Civitavecchia. Liceo Classico Virgilio di Roma. Liceo Scientifico Vincenzo Cardarelli. Ecco, ti aspettavi di vincere questo certamen? No, ovviamente no. A chi dedichi questa vittoria? A te stessa. Ecco, invece terzo posto, secondo posto, tu giocavi in casa quindi? Sì, non me l'aspettavo assolutamente un secondo posto, minimamente. Sono veramente felice che la giuria abbia apprezzato la mia esperienza, perché ciò che volevo fare era proprio di conciliare comunque questi due grandi autori, questi due grandi intellettuali e mettere anche del mio, una nota personale. Sono contenta che l'abbiano apprezzato. Ecco, un altro piazzamento da Civitavecchia, tu te l'aspettavi di finire ai primi posti? No, ovviamente non me l'aspettavo e sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché comunque al di là del podio, della vittoria, Cardarelli, questa esperienza mi ha fatto conoscere un poeta che non avevo approfondito prima e che invece merita. Non è normalmente approfondito a scuola, invece a me è piaciuto molto e sono contento che il mio apprezzamento per lui sia uscito nel tema e sia stato apprezzato. Ecco, quanto è stato importante lo studio e quanto le tue esperienze personali nel svolgere questo tema? Devo dire che da una parte ovviamente ho letto gli autori e via dicendo, però l'ho fatto in maniera molto molto personale e autonoma, quindi diciamo che ho cercato di rifletterci per conto mio. Entrambe. È andata bene? Sì, è andata bene. Molto soddisfatta, orgogliosa ed emozionata, devo dire, perché è un evento in crescita, abbiamo avuto più adesioni rispetto all'anno scorso, è andato tutto bene, siamo riusciti ad offrire anche quest'anno un programma estremamente valido, coinvolgente, con studiosi di primo livello. Insomma, sono veramente contenta, poi soprattutto per questi ragazzi, perché è proprio una gioia vederli, interagire anche tra di loro. Vincere una studentessa di Roma? Ha vinto la studentessa del Virgilio, sì, e questo mi fa molto piacere, anche perché l'anno scorso non avevamo avuto licei romani iscritti e un po' c'era dispiaciuto, nel senso che Cardarelli forse è più poeta di Roma che di Tarquinia sotto un certo punto di vista, ha vissuto a Roma, ha scritto delle pagine meravigliose su Roma e quindi ci fa piacere che quest'anno ci siano state scuole di Roma e che una scuola di Roma poi abbia dimostrato una conoscenza e una comprensione particolari di Cardarelli, quindi molto molto contenta davvero.